grandissimi miei, dopo aver completato con successo la razzia insieme ad Oswald, dobbiamo tornare, tra virgolette, a Northwick, anche senza tra virgolette, a un po' far vedere comunque il fatto che Oswald effettivamente abbia completato una razzia con ottimi successi e anche portare in dono ai fratelli della sua amata quanto tenuto a questa razzia. Quindi una sorta di guardate cosa ho fatto e ecco un po' di doni per voi. Nessun fiero guerriero danese si farebbe guidare in battaglia da questo rammollito. Può darmi tutti gli scudi che vuole. Intendi dire che rifiuti i miei doni, brother? Mi stai facendo perdere tempo. È un'offerta generosa, fratello. Sarebbe stupido rifiutarla. Se rifiuti, l'onore della tua stirpe sarà macchiato per tutte le generazioni a venire. Stanne fuori, morso di lupo. Accetta il dono, abbiamo altri problemi. Un uomo di Rued. Sì, ficcava il naso vicino alle mura, cercando un modo per infiltrarsi con mezza dozzina di uomini. Se ce n'è uno, ce ne saranno altri. E ora lo sapremmo se non l'avessi ucciso. Ero andato a svuotarmi e mi ha colto di sorpresa. Ho dovuto scegliere tra lui e il mio arnese. Ce ne saranno altri. Valdis ha ragione, ce ne saranno altri. Se ne avessi visti altri, avrei ucciso anche loro. Dove l'hai incontrato? Appena fuori dalle mura di Northwich, proprio sulla riva. Staranno cercando una via per far infiltrare i loro incursori. Gesù, ci serve un prigioniero da interrogare. Andrò io. Voi restate qui e non fatevi vedere. Se avvisterò qualcuno di sospetto, lo porterò qui. Ok, grandissimi. Quindi penso che i doni siano stati effettivamente accettati, ma perché c'è questo problema superiore, ovvero stanno effettivamente per colpire Northwick. Quindi andiamo un attimo a fare, trovare questi ricognitori di Rueg e successivamente magari vedremo se la questione, diciamo, matrimoniale si risolverà e se sì come. Ok, grandissimi miei, siamo arrivati alle mura. Probabilmente dovrebbero essere in questa zona. Là vedo qualcuno. E quello, infatti, che abbiamo visto anche dall'alto. Là, uno degli uomini di Rued. È l'uomo da uccidere. Brutta feccia! Aspetta, aspetta! Che stai facendo? Io allevo solo Ma va. maiali! Non sei un po' troppo armato per allevare maiali? Sta giù, verme. Ho degli amici che Eh vorrebbero già. parlarti. Ok, ragazzi, abbiamo preso, catturato. Mettimi giù, te l'ho detto, Ora lo allevo anche! Lascia portiamo andare, danese! Due secondi dagli fa hai detto che andavi altri via. perché effettivamente questo, lui nonostante Cercavo una dice di essere un distrarre. allevatore di maiali, ci Danese puzza un po' tanto di contro Rued. Questa spia, non eh? spia. Un bel po' tanto. Tanto ha schivato anche il nostro assassino, meno male, o probabilmente è una roba tutta calcolata. Ok. È Rued che ti ha mandato qui. Parla e forse vedrai sorgere il sole. Sporco maiale. Non ti farai degli amici così. Un insulto del genere merita la morte, ragazzo. Io dico di ammazzarlo, non dargli il tempo di riprovarci. Te lo chiederò di nuovo. Perché ti aggiravi intorno alle mura di Northwich? Sono venuto a porgere i miei omaggi, mio signore, a Oswald, la donnicciola più famosa dell'Anglia. Ti farà molto più male se devo. Posso andare avanti tutto il giorno, sacca di sangue infetto. Dammi solo una scusa. Leccami il buco del culo. Aspetta che tiro fuori la lingua. Dimmi come si sente ora il tuo culo. Quando il braciere di Dunwich sarà acceso, Rue dei suoi attaccheranno. Vogliono entrare a Northwich dal suo muro più debole. Voi danesi d'Anglia vi siete rammolliti ormai. Rued ti saluta, mia signora. Lo rivedrai molto presto. Pezzo di merda. Ora morirai, tanto. È sufficiente. Ora puoi morire.
Non era necessario. Sì, ha insultato. Ti ha insultato davanti a tutti i presenti. Dovevi ucciderlo tu stesso. Sì, tenerlo come ostaggio era inutile, secondo me. Non permetterò che nel mio regno sia versato sangue inutile. Mai più. Risparmiarlo era un rischio. Valdis, quest'uomo sembrava conoscerti. Cosa? Che sta per lì? Oddio! Tuo marito? Sei già sposata? Lo ero. Siamo separati da 5 estati. Non mi sarei mai aspettata di trovarlo qui. Ecco il motivo per cui attacca allora, anche. Possiamo difendere l'Anglia orientale solo rimanendo uniti e incolumi. Con Rued che imperversa non faremo niente di ciò. Devo parlargli di persona, da uomo a uomo. Non c'è posto per lui nell'Anglia. Sarò io a dirglielo. Bene, domani inizierò a cercare un nuovo re. È stato bello conoscerti, dai, signore. Rued si mangerà i tuoi polmoni per cena, Oswald. Ti conviene lasciarlo stare. Se voglio essere un re degno, devo incontrare l'uomo che ci tormenta. Accenderò il braccio. Questo qua è scemo, eh. Dunque lo affronterò. Sei certo di volerlo fare? Un incontro con Rued in campo aperto è rischioso. Non c'è altro modo. Dobbiamo affrontarlo. Non possiamo esitare. Vieni, Oswald. Si va a Dunwich. E ovviamente mi aspetto di trovarvi tutti là. O l'eco della vostra codardia risuonerà nelle parole delle saghe. Di certo state per dirigervi a Dunwich. Ci saremo, Ivo. Ok. Non parlare per noi, reggente. Devo forse ricordarvi cosa ci farebbe Halfdan se l'Anglia orientale cadesse nelle mani di Rued? Dobbiamo incontrare i nostri alleati a Dunic, penso. Ma che situazione, ragazzi, che situazione. Ok, grandissime, vediamo da qua questa bellissima roccaforte che dovrebbe essere una degli ultimi baluardi dell'Inghilterra, nonché uno dei primi punti di approdo, secondo me, dei norreni barra danesi quando sbarcavano qua. Molto bello, guardate qua che scenario. Molto, molto bello, onestamente. Tanto è pieno di guardie che ci attendono molto male, onestamente. Tutti, chiunque possa andare di fianco vuole, non so, battagliare con noi. Dunwich. Eccoci. Dunwich. È tempo di accendere il braciere. Lo farò io, tu parlerai. Rotir, Baldis e io perlustreremo il molo. È meglio evitare sorprese. Oswald e io attenderemo che il braciere sia acceso. Ok, mi sembra un discreto piano, nonostante non condivido accendere questo braciere. Però se vogliamo per forza parlare con... L'ingresso principale è sorvegliato. Da lì non è... Con Rued. Troverò un altro modo. Ti guarderemo le spalle. Ok, comunque siamo una bellissima... Cioè, siamo una bella squadra, piena di teste di cavolo, però siamo una bella squadra. Allora, accediamo. C'è un accesso segnato in basso, come vedete. Ok, stiamo proprio uscendo in mezzo al posto. Questo era l'ultimo. Quando il braciere sarà acceso. Ok, ragazzi, uccidi praticamente tutte le guardie a difesa del forte. Non c'era soltanto che accendere il braciere. Ok, grandissimi. Ora il braciere. Cosa? Come diavolo ho fatto? È acceso. Vediamo che succede. Dovrebbe arrivare a Rued, teoricamente. Del suo favore, un pugno di uomini morti in cambio di un regno fiorente e il ritorno della mia sposa. Che gran giorno! Tu non ti conosco. Il mio nome non ha importanza, non vorrà tanto lungo da pronunciarlo. Chi mi ha cercato?
Tu, Valdis, amore mio? E perché avrei dovuto farlo? Dopo 5 gioiosi anni lontano dalle tue fetide palle. Sono stato io, Rued. Tu, Oswald, il presunto re dell'Anglia. E futuro marito di Valdis. Aia. Prendi i tuoi uomini. Aia. L'alleanza tra danesi e sassoni ci fortifica. Voi pretoni non ci avrete. Devo salpare per la Danimarca a mani vuote, quindi? Dopo un viaggio così lungo. Avrai il mio peso in argento. E bestiame e grano in abbondanza. Ho già preso 10 volte tanto. Qual è il vero premio? Ti farò un'offerta, porcaio. Un Holmgang, noi due soli. Strega. Per il futuro del tuo regno. Non accettare che... Ma dai. Accetto. Ma che cosa... Accetto. Uno scontro mortale. Il regno sarà il premio. Che sia chiaro. Ma signori, ma ragazzi, secondo voi, ma come finisce? Bene, ci siamo. Il quadrato è pronto. Appena ti è possibile, porta in salvo Val di Sei Fratelli. Oggi non devono combattere. Questa terra ha bisogno di loro. Fammi combattere. Sì, esatto. No, Rued ha sfidato me. Quando sei pronto, carre della merda. Sono pronto. Aiuto, ragazzi, aiuto. Vabbè, è già finita, ottimo. Aia. Eivor, intervieni. L'altro sovrano sassone si inginocchia. Chiamami re, poi ti scozzerò. Vuoi giocare sporco? Cos'è? No, aiuto, 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 aiuto. Oddio, ragazzi. Oh, bravo. Oh, e che è successo? Eivor, bravo. Ugotto. Ok, perfetto. Fuga fatta, mamma mia, ma i due fratelli sono degli asini clamorosi, eh. Per ora desistono. Altro che ritorno trionfale qua. E Oswald, soprattutto con Ruid, che succede? Siamo abbastanza distanti. Possiamo riposare. Per Thor si è battuto bene. Ardeva di fervore. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro noi, già capito. Forse è sopravvissuto, sì. Oswald potrebbe essere vivo, così come Rued. È possibile. I nemici sfrutteranno il loro vantaggio. Dobbiamo essere pronti. Andremo a Nordwich. Vediamoci là appena puoi. Va bene. Però ragazzi, Oswald è così? No, dai, povera anche Valdis. È morto da eroe, non c'è dubbio. Se non lo accoglierà il suo dio, lo faranno le Valchirie. Quello è sicuro. Quello è sicurissimo, Valdis. Ritorno trionfale fino a un certo punto, più purtroppo, però vabbè. Ragazzi, adesso dobbiamo indirizzarci ovviamente verso Nordwich. Ok, grandissimi. Guardate che missione dobbiamo fare adesso. Dobbiamo andare da Finir, però la missione dice Oswald è morto, ma la minaccia del clan di Rued è ancora presente. Cosa si può fare per cacciare definitivamente dall'angolo orientale? Io onestamente non sarei così sicuro che Oswald è morto, però, andiamo ragazzi, andiamo. Aspettate il mio segnale.
Ragazzi, abbiamo trovato la tomba del famoso re Edmund, quello che parlo, di cui parlano tutti, che era il vecchio re dell'Istanglia. Eccolo qua. Ragazzi, re Edmund. Ok, grandissimi miei, siamo tornati a Northwich, perché è qua che ci sono dati appuntamento con, diciamo, i nostri compari dopo la... Non saprei neanche chiamarla disfatta, perché Oswald ha buttato giù con Sankey Ruid, ma dobbiamo capire se sono effettivamente morti. Per me non sono morti. Però, secondo a quanto viene narrato nel gioco, per adesso sono morti, sono quantomeno considerati morti. Vediamo che però, che cosa però ci dice Finir. Un altro re perduto, Eivor. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Distruggeremo il clan di Ruid, potrei dirgli questo. Possiamo attaccare quel che resta del clan di Ruid prima che colpiscano lui. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di Burg, una fortezza sul mare. Sul mare. Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Esatto. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio. E la spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero. Non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Finir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Ehi voi, avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più, ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Posso andare a Elmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theodford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finir. Facciamo visita all'intendente. Esatto. Andiamo a reclutare questo intendente, Spero solo diciamo. che Theodford sia La cosa, rimasto ragazzi, vicino interessante è alla che sua però, spiaggia in questo regno. dopo questo gesto, è molto migliorata la reputazione di Preferiscono fare Oswald. qualcosa a cui E adesso la gente sembra poter andare in guerra anche per lui, per il suo nome. Prima non era per niente così. Adesso l'obiettivo è andare a reclutare persone e milizie per fare questo attacco finale al castello di Bru. Quindi a quanto pare Oswald non c'è. Cioè io non ci credo che sia morto, però vediamo. Reclutiamo questo intendente e le sue milizie e poi andiamo, visto anche il lavoro che farà Valdis ad Elmenham, città di Oswald, dovremmo avere un esercito per andare ad attaccare Bruf. Bruf, il Oswald non era Brug, stato incoronato. il castello di l'ultimo baluardo di Ruid, la roccaforte di Ruid e del suo clan, ecco. Ok, eccolo qua. Parliamoci. Hai un bel coraggio a venire qui quando la tua gente ti ha Noi. fatto questo. Il clan di Ruid è tuo nemico, non io. Io vengo per conto di Oswald di Elmenham. Sei comunque danese. Ed è a causa tua che Oswald è morto. E il regno è precipitato nel caos. Oswald era Esatto. mio amico e alleato, intendente. Ha lottato al mio fianco e io al suo. E guarda com'è finito. L'Anglia orientale cadrà se non sconfiggeremo il clan di Ruid. Combatti insieme a me, per Oswald e la tua gente. Bel discorso, ma gli uomini di Theodford hanno già le loro battaglie. Vi occorre un'ascia in più. Io sono qui. Giusto, bravissimo. C'è un villaggio a est, Kingsbury. Gli uomini di Ruid l'hanno preso 2 settimane fa. Non avrò pace finché non tornerà nostro. Risparmia le forze. Io e i miei razziatori prenderemo il villaggio. Tu potrai unirti a noi nella battaglia a venire. Bell'accordo. Offerta audace. Se manterrai la promessa, le lance di Theodford saranno tue. Riferirò la notizia al nostro avamposto, Eivor.
raggiungici quando potrai. Ci vediamo là. Ok, grandissimo. Nella chiesa di Kingsbury, in cima alla torre, c'è un corno. Se avrai successo, suonalo e saprò che avrai mantenuto la parola. Andiamo a Kingsbury a razziarlo, a dare questo segnale. Tra l'altro io Kingsbury l'ho già razziato per conto mio, quindi adesso dovremo ritornarci con questo fine. Ritorneremo a Kingsbury a razziare questo luogo e successivamente potremo avere le lance di Theodford come nostre alleate per l'assalto finale al castello di Brough. Ok, grandissimi, siamo già arrivati. Ecco Kingsbury, che effettivamente l'abbiamo già colpito, come vedete, guardate, è già razziato da prima. Quindi penso che in realtà dovremmo soltanto andare ad riattivare, a suonare questo corno e basta, onestamente. Eccoci in cima a suonare il corno, che una sonata vi ricordate anche al tempo quando eravamo con Soma nel Grand Bridgeshire. Eccolo qua, noi ci siamo, patto rispettato, voi di Theodford. Vedo dei cavalli arrivare. Eccolo qua l'intendente di Theodford. Parliamoci un attimo. Il patto deve essere rispettato, caro intendente, no? Ho mantenuto la mia parola. Spero che tu onorerai la tua. Manterrò la promessa. Theodford si unirà a te nella battaglia contro il clan di Rued. Col tuo aiuto, forse salveremo l'Anglia orientale. In passato quel corno serviva a radunare le milizie da tutta la regione. Forse altri avranno risposto alla sua chiamata. Speriamo. Bene. Chiunque tu riesca a trovare. La dunata è alle rovine a nord del castello di Burg. Ragazzi, missione compiuta. Adunata fatta, diciamo, speriamo vengano altri attraverso anche l'intendente e le sue conoscenze. E adesso direi che l'appuntamento, come abbiamo già detto, è al castello di Brough. Una furia dal mare. Attaccheremo dal porto, sfonderemo il porto e poi, ragazzi, ci dirigeremo verso l'attacco finale alla roccaforte di Rued. Ok, grandissimi miei, attraversati questa zona palutosa, eccoci arrivati. Ho parlato un po', non so se vi ricordate, qualche vecchio conduttore della Rai. Ok, va bene, certo, Luca Giurato. Ho parlato un po' a suo modo, va bene. Eccoci qua, arrivati al nostro avamposto, dove andiamo a pianificare e a definire l'attacco all'avamposto di Rued. Ok? Parliamo con Finer. Stanno arrivando uomini da tutta l'Anglia orientale e le nostre navi sono pronte. L'intendente di Theodford è con noi. I suoi stanno arrivando. Molti di più. Il corno di riposo del re ha richiamato uomini da tutto il regno. Avremo l'armata che ci serve. Ottimo. Sembra che il sogno di Oswald si sia avverato. Sassoni e danesi uniti per la stessa causa. Peccato lui non sia qui a vederlo. Presto le forze saranno pronte. Sei pronto a dare il via all'assalto? Attacchiamo, attacchiamo. Lo sono. L'obiettivo è il castello di Burg. Dicono che sia impenetrabile. Bene. Che si tengano strette le loro false convinzioni. Col favore della notte, Valdis guiderà l'armata al portone principale. Estratti gli uomini di Rued, noi giungeremo al cancello sul mare dall'acqua alle loro spalle. E una volta dentro, non lasceremo chiusa neppure una porta nel castello. Gli uomini di Rued non potranno barricarsi. La tua nave è pronta? Attende il suo momento di gloria. Ok, discorso agli uomini lo facciamo noi? Mi sa di sì. Hanno bisogno delle tue parole. Lottiamo per l'Anglia orientale. La vostra terra è sull'orlo della caduta. Bruciata e saccheggiata dal clan di Rued. Porta le cicatrici di una lunga guerra. Ma oggi ce la riprenderemo. Oggi lottiamo per la vostra casa e domani la ricostruiremo. Per l'Anglia. Per l'Anglia, ragazzi. L'ora è giunta. Oggi libereremo l'Anglia orientale dal clan di Rued. Per sempre. Ok, bene.
Ragazzi, il piano è Valdis fa una sorta di finto attacco davanti, noi andiamo dal porto assieme a finire tutte le navi. Arriviamo da lì, dall'acqua, mentre Valdis appunto dalle mura principali li terrà occupati. Bene, mi sembra un buon piano, la mappa rivedibile quella dietro, ma tutto figo, sono iper mega pronto. Penso che di volta in volta facciamo sedi sempre più larga scala, sempre tipo grandi dimensioni. Penso Eivor, il racconto che della questo tua sia gente un ha assedio ottenuto successo gigantesco. E sono contento che il nostro gesto di suonare il corvo ha portato così tante persone a tutta l'Anglia orientale. C'è un paese intero unito per liberarsi da Rued e dal suo clan. Stiamo preparando così all'assedio, che arriverà inizialmente via nave, ma poi ovviamente sbarcheremo e andremo all'assalto diciamo, della città, di questo forte. Prospetto come detto un assedio su larghissima scala. Uno tra i più duri che avremmo avuto fino ad oggi a che fare. Quindi è molto figo e molto bello. Mare in tempesta? Ricordi il sogno che ti ho raccontato? Navigavi attraverso Helheim su una nave infuocata. Mare in Oggi tempesta? potrebbe avverarsi. Sogni, vita. È possibile che siano la stessa Che cosa. figata questa preparazione, ragazzi. Avete visto? Ci Hanno hanno inviato trovato l'allarme, sulla sì. Ho spiaggia! sentito anche io il Avanti, rumore. lotta! Vediamo cosa fanno per difendersi, ma Preparatevi al secondo voi? combattimento, uomini! Ah, Abbiamo quindi si finito la festa! difendono. L1 per Sei pronto? ripararti. Ok, sì, Aspettando si la difendono, prossima ragazzi. Oh. ordinanza! Cavolo. Sì, molto vi Preparatevi al ricordate combattimento! tipo C4 Black Flag, soltanto che fatto graficamente mi sembra che questo diretto a noi completamente. Aiuto. Ok. Estrema difesa da parte loro, guardate come stai stanno difendendo. Eivor si butta in acqua, secco, diretto, cattivissimo. Sbarchiamo. Sbarchiamo. Ecco la nave, diciamo, fittizia per sfondare le mura. Funzionato. Sbuchiamo dall'acqua. Ma che salta, ragazzi? Scene epiche. Non si saltano le scene epiche. Inizia l'assedio. Inizia lo show. Via, 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 via. Dai, fammi partire che sono gasatissimo. Voglio spaccare tutto. Eccola la rete. Partiamo, via. Fino giù. Ok. Andiamo avanti. Adesso devo abbandonare per dare una mano ai guerrieri. Da qua potremmo salire. Perfetto. Far fuori questi arcieri che stanno un po' massacrando, Dietro di me. eh. Usiamo gli elementi ambientali. Perfetto. Andiamo giù ad aiutarli. Perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Portiamolo avanti. Ok. Perfetto, sfondate anche queste. Ustrega. C'è un grosso, lì. L'ho visto uno gigantesco, ragazzi. C'è un boss, mi sa. Bene, bene. Stiamo spaccando tutto, ragazzi. Fantastici. Oswald Oswald, eccolo! Però non ci credo, ecco Rued. Avevo ragione, ragazzi, tutti e due vivi. E Oswald è prigioniero di Rued. Siamo giunti, morso di lupo. Due danesi che lottano per uno sporco bastardo sassone. Se è proprio questo cane che vuoi, vieni a Arriviamo, Rude, non ti preoccupare. Dobbiamo far fuori questi e arrivare da Rued. Il problema è che c'è. Comunque, ragazzi, guardate quello. È gigantesco. Pezzente tua madre che mi lanci uno scudo. Ecco, ragazzi. Questo sono quelli che a me fanno davvero paura. Ok, lui è andato. Perfetto. Uno di quelli grossi è andato. Con una freccia rimasta buggata. Là c'è un altro. Attacco stordente. Vado. Oh! Ok, ragazzi, quelli grossi li abbiamo sconfitti. Saliamo. Ok, ecco qua. Là c'è Ruid. Ok, vedo un cavo, ragazzi. Possiamo fare un assassino in volo, vuol dire? Mi state dicendo questo? Mi state dicendo questo? Oddio. Attacco furtivo, non lo uccidiamo.
Però l'abbiamo quantomeno molto ferito. Inizia la sfida. C'è anche un lupo, Rued. Ok. Oddio. Fighissimo. Siamo bloccati uguali. Mentre c'è dietro Oswald che ci guarda. Siamo meglio di così. Meglio di tutti loro. Non mi trascinerai nella stessa fogna. È finita. Rued in ginocchio. Ma come? Perché si è tirato su ancora? Con metà vita? Che succede? Sono arrivati anche i nostri su. A liberare Oswald. Grazie. Ti sei unito a questi inetti? I porci senza palle. Per cosa? Per un pezzo di terra e una promessa di pace. No! Sarà giudicato davanti a Dio, secondo la legge. Il mio regno non avrà inizio con altri spargimenti di sangue. È molto stupida questa cosa. Posso essere onesto, tanto parlo di no. Un altro pietoso lamento. Quest'uomo pagherà con la vita le sue violenze. Secondo l'antica legge. Questa terra è di Oswald. Ne è il re e lui deciderà. Eivor si piega forse ai re? Opporsi a un re sarebbe un'infamia. Il suo onore va preservato per il bene. Questo è giusto. E che ne sarà del tuo onore, Eivor? Sei disposto a sacrificarlo? Donna, ragazzi, perfetto l'inserimento, diciamo, di queste due metà di personalità. Io, ragazzi, lo lascio vivo per dare, diciamo, un pochino più di notorietà, di reputazione migliore ad Oswald. Il legittimo re dell'Anglia orientale ti ha risparmiato la vita. Così sia. La compassione è una virtù che si addice a chiunque, anche a te. Grazie. Ok, però bene, sconfitto Rued, ritrovato Oswald, Oswald libero, Oswald re, a sto punto? Penso proprio di sì, spero di sì. Assalto completato. Grande lavoro, ragazzi, grandissimo lavoro. Bene, parliamo con Oswald. Dovrei parlare con Oswald, vedere se sta bene. Ti ringrazio di avermi ascoltato, Eivor. So quanto vale un gesto simile. Sembra tutto quasi come un sogno. Ma non stai dormendo? Bello scontro, davvero, molto bravi. Dai, giù un bel limone. Ci sei anche tu, amico mio. Se avessi saputo che eri ancora vivo, sarei rimasto a Northwich. Guardatevi intorno. Una lieta occasione e una gloriosa vittoria. E presto avrà luogo qualcosa di ancora più grandioso. Il nostro matrimonio. Ah, bene. Se mi vorrà. Grande. E perché non dovrei? Ho combattuto male. La rabbia rovente di quel bruto mi ha sopraffatto. E non ho... Oswald, ascolta. Hai combattuto con il cuore e con l'anima. Ed è ciò che farai sempre. Brava. Però non li vedo per niente bene assieme, però vabbè. Dunque. C'è molto da preparare. Bene, si sposano anche, ottimo. Una donna da sposare e un regno da guidare. Chi non vorrebbe? In molti sono morti per questo. E tu, Finnir, provi invidia per certe cose? Non direi. Il cuore arde, ma il corpo soffre. Desidero soltanto dormire un po'. Ho visto una balla di fieno là fuori. Più tardi, Eivor. Ora devo curare i feriti. Dunque ci rivedremo al matrimonio. Sì, non mancherò. Bene. Missione completata, una furia dal mare, ottimo. Dovrei tornare a Elmenham. Dobbiamo andare appunto al matrimonio di Oswald ad Elmenham. Però prima guardiamo un attimo qua la situazione e poi raggiungiamo Elmenham, ok? Ok, grandissimi miei, siamo ad Elmenham e vedo già un clima abbastanza festoso in giro.
Era, ho visto già tipo Adobe, eccetera, eccetera. Quindi direi che il matrimonio sa che fare, come direbbero, non so chi, ma qualcuno sicuramente lo direbbe, ecco, in qualche regione italiana. Il matrimonio sta per iniziare, sì, è tutto addobbato. Guarda come è tutto addobbato. Sono dei maiali anche, invitati. Molto bene, molto interessante. E questo è Oswald, è conciato bene. Proprio da te far attendere un re alle sue nozze. Eppure alla fine sono arrivato. Ho temuto che non venissi. Ci ho dato la mia parola. Sapevo che ti avrebbero incoronato. E ora eccoci qui. Senza di te sarei morto. Un'altra speranza infranta per questa terra. Sei raggiante, Oswald. Come chi sta per sposare una donna più potente. Dici? Io sono molto in ansia. Di tutte le battaglie che un uomo può combattere, quella con se stesso è sempre la più dura. Poetico. E i maiali, è pieno di maiali. Non persone, proprio maiali. Ecco il matrimonio, grandissimi miei. I fratelli l'accompagnano all'altare, penso. Vi ricordate all'inizio com'erano? No, è Finir fa il prete. Dichiaro dunque marito e moglie, e in quanto marito e moglie dichiaro ecco il Oswald re. di Elmenham, primo del suo nome, legittimo re dell'Anglia orientale, al fianco di Valdis, anima tempra e grazia di questa terra. Le campane sono in festa per il re e la regina. Non c'è un banchetto, non lo so, cosa per divertirsi. Ah sì, ecco, dai, bene. La gente balla, penso sia il banchetto. Ce l'hai fatta, reggente. Un re siede sul trono dell'Anglia orientale. Non solo le mie gesta sono da celebrare, ma le Grazie. nostre. Puoi tornare a sognare di fiamme e di... Credo di essermi smarrito tempo fa. Difficile dire quando. Non vorrei essere qui. Non l'ho mai voluto. Questo era il sogno di Halfdan e io ho dovuto realizzarlo. Nei miei sogni navigo sempre, ricordi? Con la barba al vento e le labbra piene di sale. Rivorrei indietro quella vita. Solo il tempo dirà se potrò mai ritrovarla. Fino ad allora, forza! Mangiamo, beviamo, dimentichiamo il Olè. dolore. Un po' dolce amaro, però. E questo sempre ombra di Halfdan. Goditi la festa. Se. Ah, ci sono più punti per godersela. Va bene. Qua cosa si fa? Tiro al bersaglio, immagino. Ciao, Pirlone. Morso di lupo, ammira i miei vasi. Quale robustezza. Indistruttibili da qui. No, non credo. Vedi? Tutt'altro, Protier. Si romperanno al volere delle mie armi. Anche dopo aver bevuto l'idromele, se ci riesci, sarai ricompensato. Va bene.
Tieni gli occhi aperti e assisti alla mia vittoria, sciocco ubriaco. Ok. È sempre una sfida da nulla per il mondo. Esatto. Ok. Si diverte così, ci si spacca i vasi con l'acqua. Sfida da poco. Notevole, notevole. Tieni, come promesso. Ora goditi la festa. Grazie. Argento, va bene. Lì c'è un'altra attività da fare. Cosa ci sarà lì invece? No, raga, gara di bevute. Minchia, questa qua ci stende. Risolviamo subito. Con l'altro fratello, stupido. Ci vuole del fegato per ubriacarsi davanti al nuovo re. Un fegato come il tuo. A Odino e alla sua gloria eterna. E al nuovo re dell'Anglia orientale. Possa il suo regno essere lungo. Questo non l'avrebbe mai detto all'inizio della saga. Non male, morso di lupo. Ma scommetto che non riusciresti a bere più di me neanche se... Povero illuso. Forse... Ma ti sfido. Cosa rispondi? Accetto la tua sfida, ovviamente. Batterò in men che non si dica. Ne sei convinto? Vedremo se riuscirai ad avere la meglio sul campione dell'Anglia orientale. Rendiamo la cosa interessante. Scommettiamo dell'argento. Cosa ne dici? Accetto la scommessa. Voglio i soldi. Dai, qua rischiamo però, secondo me. Questo qua è forte, mi sa. Ok. Fatto, abbiamo vinto. Non so come, ma abbiamo vinto. Sì, ma siamo devastati, Ma io lo sono di più! Sì, sei più forte di me. Bevi tanto quanto Valdis. Una sfida che... No, per favore, basta. A proposito di pagamenti, dov'è il mio argento? Eccolo, te lo sei guadagnato. Ok, fai scendere Finir dal tetto. Va bene. Finir, che fai? Il dio dei sassoni vaga da qualche parte quassù, vero? Io non l'ho mai visto. Dicono che le sue vie siano misteriose. Guarda, la luna. Ora si muove libera, ma un giorno sarà divorata da un lupo gigante e la notte si farà nera per sempre. Ti senti bene? Finalmente ho riassaporato la gloria. Ed è stato magnifico, sì. Ne sono felice. Ora... Mi sono sempre sentito come Skoll, Hati. Cercavo di inseguire e afferrare i desideri di Halfdan. Ho raggiunto il mio sole e la mia luna e li ho presi e... Io non lo so più. Puoi lasciarli andare, salpare per altri lidi. La mia nave è nel Valhalla, o non lo ricordi? A bamba fiamme. Ok. Forza, torniamo sulla terraferma. Gira tutto quanto. Dai, su, muoviti. Devo proprio raccoglierti. Ciao, Finir. Stai lì arenato. Perdonami, Eivor. Ho vissuto un'ultima gloria. Dovrei essere felice. E lo sono. Grazie. Non deve essere l'ultima. Non l'ultima. Ok, va bene, devastato. C'è un'ultima missione qua. Mangiare. Ammirate quanto sono... Cavolo, che maiale. Il cinghiale è simbolo di fertilità. Lo sapevi? Così come Freyr, qual è il punto? Sei impressionante, Eivor. La tua saggezza in battaglia, la tua forza di spirito. Sei abile in così tante cose. Eppure mi chiedo, possiedo io qualche abilità in grado di impressionarti? Persino uno stolto ha qualcosa da insegnare, che ne sia consapevole o meno. Sì, sì.
ma potrei insegnarti a impugnare la mia... No, grazie. No, grazie. Questo corpo è casto, amico mio. Non mi interessa la tua spada. Credevi che... No, no, non... Insomma, ci stai a provare. Avanti. Beviamo e festeggiamo. Non me lo faccio ripetere. Oh, hai sentito? Mi è parlato mio fratello? Credo che... Sì, dovrei andare. Rotir! Va bene, raggiungiamo Oswald. Raggiungiamo Oswald e Vladis, gli sposi. Ciao ragazzi, come state? Terrò un discorso per gli ospiti e vorrei che ci fossi anche tu. Va bene. Finora è stata una degna cerimonia. Cerchi ancora divertimento? Tieni il tuo discorso, tranquillo. Sono pronto ad ascoltare il tuo discorso. Bene, vieni, vieni, seguimi. Amici, onorati ospiti. Abbiamo conosciuto tempi difficili, scanditi solo dal lutto e dalla sofferenza. Ma non sono i conflitti a definirci. È la compassione. Che la compassione ci guidi sempre. Anche quando il nemico sceglie di rifiutarlo. Dunque, ai danesi, nostri amici e vicini, dico grazie per il coraggio dimostrato nella nostra comune battaglia. Quanto ai miei compagni cristiani, che possiate sempre essere degni esempi della grazia di Dio. Luce nelle tenebre. Io vedo il futuro dell'Anglia orientale proprio qui, proprio ora, in tutti voi, sia danesi che sassoni, al nostro futuro! I suoi insulti restano ancora un po' deboli, ma il re ha coraggio. E ad Eivor, colui che ha reso tutto questo... Grazie mille. A nome dell'Anglia orientale. E questo bracciale sia prova della nostra lealtà al clan. Grazie, è il secondo che ci danno dopo quello di Ube. Vuoi condividere la tua saggezza con noi? Vabbè. L'angolo orientale salva. Non sono solito approfittare di un trionfo altrui, ma vi dirò questo. L'Anglia orientale è al sicuro. Sotto la sua protezione, sotto la sua guida, sotto la sua ala. Il buon re Oswald ti sosterrà per molte lune a venire. A Oswald! Bene, bene. Skull! Skull! Ascoltate tutti. La corsa nuziale sta per avere inizio. E ricordate che nessuno abbia la meglio sui due sposi. La corsa nuziale? Ai vostri posti. E preparatevi per la corsa nuziale. Il re e la che succede lì dietro? Contro tutti. Mio re. Lui... Rued! Ancora! La tua pecora da guardia è stata dosata a dovere. Oswald! Re dei fotti pecore! Fatti vedere! Io ti sfido! E io accetto. Ancora. Fammi combattere per te, Oswald. Dai, su, la metto alla fine ancora io. Oswald è un re, e un re deve avere un campione. Mi batterò io per lui. Ha sfidato me, Eivor. Tu combatti una battaglia più grande. Devi Giusto. Ricostruire questa terra. E un re morto non può mantenere promesse. Lascia che me ne occupi. Oswald, porco codardo e senza palle. Sventrerò il morso di lupo. E ti impiccherò con la tua stessa. Però l'ho distrutto una volta, due volte non sarà un problema, caro Rued. Ragazzi, è per terra. Che fai, Rued, adesso? Raga, adesso è da uccidere, eh? Cioè, no way. È morto. Speravo non si giungesse a questo. Troppe morti, troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. Semplice e efficace. Te ne andrai ora? Devo. Questo deve essere un giorno di pace e di gioia. Io le ho perse entrambe. Eivor, hai reso un grande servizio all'Anglia. Ti ho promesso un'alleanza. Bene. E l'avrai. E un giorno dovrò chiederti di dimostrare la tua lealtà. Ottimo ragazzi, missione completata, abbiamo un nuovo alleato.
Bellissime le vicende nell'Anglia orientale, molto divertenti sono state onestamente. Quindi bene, nuovo alleato. Dovrei cercare Finnir e salutarlo prima. Ok, parliamo con Finnir prima di andarcene. Ah, salute, Eivor. Ti stai perdendo la festa. Ho festeggiato abbastanza. Devono tanto a te quanto a Oswald. Ero un uomo in disfacimento, Eivor. Pensavo che sarei morto come un vecchio fallito. Ma ora il mio cuore brucia di nuova fiamma, di rinnovato ardore. Voglio una vita piena e una morte fiera. La gloria non ha età, Finnir. Salpa con me. Avrai una mente sana. Ah, ecco l'invito. Con te? Insieme. Prendo bene, ragazzi, ottimo. Ottimo, il nostro equipaggio diventa sempre migliore, sono contento onestamente. Vichingo di Jomsborg reclutato. Ottimo, missione completata, corni nuziali. Benissimo ragazzi, il buon Sassone. Storia del Tank Oswald completata. Bene, credo sia tempo di tornare da Randy. È tempo di tornare da Randy. Da Randy informarla su tutte le ottime cose successe. Bene, ottimo.